Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono molto emozionata perché oggi andremo ad aprire un calendario dell'avvento che desideravo veramente da tanto tempo. Dalla prima volta che l'ho visto io lo desideravo, lo bramavo e finalmente quest'anno riesco ad acquistarlo. È il calendario dell'avvento di Giorgio Armani, è bellissimo, non ci sta nemmeno nell'inquadratura, è veramente molto natalizio. Ha un pack veramente impeccabile, rosso, dorato, elegantissimo, pesa, raga, pesa, pesa, ha un costo di 360 euro. L'ho acquistato proprio sul sito Armani, dove praticamente ovviamente ci sono degli sconti sulla prima iscrizione, poi ci sono stati dei regali, beauty, bello, 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 profuma, profumato un sacco, profuma. E come sapete, nei suoi calendari si trovano un misto tra make-up e profumi ed è spettacolare, è bellissimo. Allora, è difficile pure andarlo ad aprire. Vediamo di posizionare la videocamera in maniera che voi potete guardarlo da vicino e facciamo insomma l'unboxing. Ed eccolo qui da vicino, il calendario dell'avvento di Giorgio Armani. È difficile estrarre praticamente questa pellicola. Non voglio nemmeno in pratica perché c'è questo grandissimo pulsante. Io poi ho sbirciato un po' fra un'americana che ha già fatto l'unboxing di questo calendario. Veramente forte, raga. È fortissimo. L'ha già fatto e quindi lei ha dovuto bloccare, si vede palesemente il taglio, ha dovuto praticamente bloccare e poi ho paura che sia incollata da questi lati, ha dovuto praticamente bloccare il video, vi dicevo, e poi fare finta di sfilarlo all'improvviso. Infatti è fortissimo, guardate, mamma mia, è proprio una pellicola ben salda. Non vorrei strapparlo, però sono cosciente anche che sarà impossibile pure oh, mamma mia, ricomporlo. Ed eccolo, raga, ecco, ho dovuto anch'io fare il taglio perché è veramente duro, anzi l'ho pure strappato per 1 cm da un angolo. Perché se no era impossibile, veramente è un cartone abbastanza duro e qui ci sono pure gli spoiler e questo è il calendario. Eccolo qua. Ci sta tutto. Facciamo un po' di zoom. Eccolo. È fantastico. Guardate, si apre così. Oh, che bello, c'è la pellicola. Protegge le caselle, mamma mia, è fantastico, è veramente bellissimo, è bellissimo e particolare. Guarda, le caselle sono talmente belle, io lo vorrei riciclare anche per altri Natali e soprattutto questo Natale l'ho preso apposta, vabbè, fa un pandan con la mia cucina che è tutta bianca e rossa, è fantastica. Questo è pure un altro dei miei spunti, dei spunti perché ho acquistato proprio questo, beh, lo bramavo veramente da tanti anni, è inutile dirvelo, è bellissimo. Ok, la visuale di qua credo che sia perfetta, quindi cominciamo a spacchettare, però come vi dicevo le caselle sono talmente belle, sono perfette, c'è persino il nastrino per poterlo tirare, per poter tirare le caselle, veramente bello, particolare, bello. Infatti io dentro, oltre al mio make-up che troverò qui, io vorrei metterci i regalini per Beatrice, così lo facciamo insieme, insomma lo facciamo in condivisione. Ho già trovato la numero uno, andiamo a spacchettare. Wow, le troviamo tutte belle impacchettate così. No, vabbè. Per fortuna non è successo niente, oddio com'è elegante. Il suo gloss trasparente, nella numero 1 troviamo il suo gloss trasparente fantastico. Appunto il numero 01, fantastico, è veramente lussuoso, eh? Si vede proprio che c'è proprio eleganza
anche nel make-up. La numero 2 si trova a fianco qui e troviamo, che bello tutto. Ah, fantastico! È un profumo, una miniatura di profumo che non sono dei campioncini, ma sono miniature da collezione. Eccole, eccole. Io le colleziono, infatti sono felicissima di averle trovate. Credo che se ne troveranno parecchi in questo calendario, però non mi importa, è bellissimo. Sì, le rimetto tutte di nuovo a posto, così di Natale, cioè del mese di dicembre, mi godo il Natale, cioè l'avvento. Il numero 3 si trova qui e abbiamo mascara, una mini taglia di un mascara, fantastico. Numero 4 si trova qua in fondo e troviamo, specchietto, credo sia uno specchietto. Ah, così, è fatto così. Della mia videocamera, caruccio. Numero 5 qui, mi piace un sacco il fatto che le caselle non è che si muovono, hanno proprio i propri scompartimenti, quindi è facile pure da ricomporre. Cos'è? Liquido, i suoi ombretti liquidi, il numero 15 è una specie di argentato. Mamma, no, lo voglio aprire perché tanto lo userò. Ah, oddio, un argentato bellissimo, non so se si nota. Fantastico. Perlato, è un perlato proprio bello. Bellissimo questo ombretto liquido. Felicissima. Il 6 si trova qui. Cos'è? Un'altra miniatura, la miniatura di My Way, bellissimo questo profumo. Ho avuto un campioncino, eccolo, quanto elegante, è bellissimo. Il 7, il numero 7 lo troviamo qui. Cosa abbiamo? Wow, oddio, una cosa meravigliosa, cioè la vigilia dell'Immacolata è una cosa meravigliosa. Oddio, sto emozionatissima. Un blush, proprio un blush meraviglioso sul pescato, proprio quelli che uso io. Oh, com'è delicato. Mamma, elegante e raffinato, bellissimo. Bellissimo, non potrei essere più felice. E il numero 30, ora che sto vedendo, il numero 30 è un 3,6 grammi. Vabbè, non è che possiamo avere proprio, però ti basta, anche se è una mini size, ti basta, ma è abbastanza, è bellissimo. Vediamo 8, l'Immacolata, che cosa ci sarà, è qui sopra. Acqua di gioia, felicissima, felicissima veramente. Fantastico. 9, il numero 9 lo troviamo qui e vediamo cosa c'è. Ah, oh, il sì, il profumo sì, un'altra miniatura, bellissimo. Proprio rosso, eh. Bellissimo.
Il 10 qui è bella grande il 10. Vediamo, è pure giù. Oh, forse ho capito cos'è. Un altro. Sì, è un altro ombretto liquido. Andiamo a swatchare. Oh mamma, non è proprio nelle mie corde, però è su un viola, su un melanzana. Forse nella videocamera smorza un po', però ci piace, lo teniamo lo stesso, ci piace. 11, qui quanto è grande questa? L'11. Mazza, quanto è grande! Cos'è? Un 112, ho letto solo un 112. Un rossetto, il rossetto 112. Che bel rosa! Cioè, sfocio meglio. È bellissimo, è un nude rosato, bello, un colore caldo, bellissimo, pure autunnale, se vogliamo, è veramente molto bello. Il 12 qui, scusate per gli swatch, non ho nemmeno una salviettina, però me li voglio pure tenere perché sono proprio carucci. Un'altra miniatura, un altro My Way. Come mai? Due Mauwei? Ah, forse hanno due. Vabbè, fa niente. Ah, ecco, infatti quell'altro era trasparente, questo è opaco. Vabbè, i due Mauwei. Ho due Mauwei di due differenti nomi. Il 13, il mio onomastico è qui ed è tutto dorato, wow, allora che cosa sarà? Oh, è una matita, sicuramente sì, è la matita, è una matita, occhi, non lo stavo facendo vedere dalla videocamera, scusate, sto pure in una posizione scomoda, raga, però volevo fare questo video. Il 14 qua, ce l'abbiamo qui in fondo, cosa c'è? No, esci, non esce, non esce, perché non esci? Esci, ecco, cos'è? È piccolino, cos'è? Cosa abbiamo? Cioè, è piccolino, è proprio piccolo, ma cos'è? È proprio piccolo, cioè. È un campioncino, mi sembra un campioncino, è una mini taglia. Vabbè, è il numero uno di cosa? Lip Maestro Satin, ma è proprio piccolo. Cioè, una mini taglia. Qua ci rimango un po' male. Numero uno di Lip Maestro. Vabbè. È un nude, raga. Comunque. Vabbè. Vabbè, dai, ma lo sfacciamo veloce veloce. Ecco qua, è l'ultimo. È un bel rosa, un bel nude, un bel punto di rosa caldo, quelli proprio che piacciono a me. Forse rimango male perché è proprio piccolo. 1,3 è un campioncino in pratica. Sono rimasta male il numero 14, vabbè. 15 qui. Sopra e qui credo ci sia un'altra, vediamo un po'. Una crema, la crema nera. Wow, la crema nera di Giorgio Armani. Il 16 qui. Ah, oh, no, ormai ho capito. C'è un altro campioncino, no, dai. Cioè, sì, sono belli da vedere. È il numero 5. Sicuramente un rosso. Infatti.
è un rosso un po' troppo d'oro, ve lo faccio, ecco, un rosso proprio, eccolo questo, è un rosso proprio tipo mattone. Alla fine stavo pensando, raga, me lo tengo, cioè mi va bene perché questi tipi di rossi non è che li uso tutti i giorni, li uso tutti, sono più sul nude, sul rosato, vabbè. Dai, 17, il giorno del mio anniversario di matrimonio, dammi una cosa bella per favore. Infatti sto vedendo pure qua che è abbastanza bellissimo, è un dorato, è un ombretto liquido e un dorato, lo metto qua vicino all'argentato ed è fantastico. Ma dove è fantastico? È stupendo. Sì, felicissima. Ho recuperato. Anche se io colgo sempre il lato positivo di una delusione su un calendario dell'avvento. Il 18, sicuramente un profumo, lo scatolo mi dice che è un profumo. Sì, è un altro My Way. Non so quanti My Way ha fatto, non lo so, perché non sono aggiornata. Però questo qua l'abbiamo pure avuto, quindi è doppione, forse perché è nuovo sto My Way, ma. E vabbè, dai, non fa niente. No, io, come vi dicevo prima, vedo sempre il lato positivo di un calendario dell'avvento, perché cioè, vedo, per esempio, quel rosso, ok, mi sta bene perché tanto non lo uso molto, allora mi sta bene, è meglio che sia piccolo. E allora, vabbè, il 19, mi consolo da sola. Non lo stavo trovando per un po' il 19, eccolo. E Tommaso, si è dimenticato il 19. Allora, un'altra scatolina. Vediamo, belli impacchettati tutti proprio com'è. Oh, un'altra crema nera e mi sta bene. Mi sta bene, sì, perché io adoro le creme. Il 20 sopra lo troviamo. Cosa troviamo? Cosa troviamo? Un altro Mauwei, però di un altro titolo. Ma quanti Mauwei ha fatto? Io boh. Oh, guardate un po'. Wow, bello. Il 21 qua sotto è uno scompartimento. È grande. Ci avviciniamo al Natale. Ci avviciniamo quindi. È grande, è proprio grande ed è proprio bello perché è bellissimo. È il numero 3 dei Prismas Grass. È bellissimo, è meraviglioso. Oddio, dove ve lo sboccio? Qui è un Prismas Grass, mamma, è meraviglioso, elegantissimo. E fa io felicissima, felicissima, guardate, felicissima. No, lo scatolo devo mettere. No, talmente e sto felice, sto con gli occhi chiusi. Ho dimenticato che c'era anche lo scatolo. Mamma mia, bellissimo. Ok, 21, ci stiamo avvicinando al Natale. È normale che ci devono essere delle cose bellissime. Questo è il 22, quindi sopra. Mamma, tutti full size, stiamo trovando adesso. Oddio. Eccolo! No! E questo è il mascara, infatti, ora lo sto leggendo. No, guarda, guarda che eleganza, vado. No, non lo apro perché ho aperto parecchi mascara e non voglio seccarlo siccome ha un costo e non voglio proprio. Però qui c'è lo scovolino. No, mi sono sbagliata. Pensavo che c'era la foto dello scovolino, com'era fatto. Fantastico. Il 23, qui c'è il 24, quindi insomma la vigilia dell'antivigilia di Natale. 23, dove sono? Non lo sto trovando, mamma, mi perdo le caselle pure qui, mamma mia, non lo sto vedendo per l'emozione. Ecco, il 23 stava sopra, mamma mia. Vediamo un po'. E
praticamente un profumo Giorgio Armani Eau de Parfum Intense. Mai visto, questo non lo conosco. Curiosa, ma voglio vedere. Vorrei aprire. Oh, è fresco. Tra fresco e fiorato. È un profumo abbastanza importante, sempre un sì comunque. Non lo conosco, comunque è un profumo molto importante, penso che veramente, cioè, per portarlo è un po' difficile portarlo. Comunque, bellissimo sempre. Il 24, ecco, la vigilia di Natale abbiamo completato perché sono di 24 caselle. Cosa c'è qui? A Natale con cosa ci truccheremo? Cosa ci dobbiamo mettere della vigilia di Natale? È un lip power numero 104, quello che volevo io. Cioè, ah, sì, è lui, quello che volevo io. Lo smanio da quando l'ho visto in un video su Issima, che se lo indossò proprio lui, è bellissimo, questo rosa è perfetto, da portare tutti i giorni, meraviglioso questo è. Io spero che questa videocamera renda, oddio. Io sono felicissima di questo calendario dell'avvento, cioè io, ed è pure una full size, è fantastico. Cioè, ragazzi, questo è il calendario dell'avvento di Giorgio Armani e lo sapevo che non mi deludeva. Sono tutti i soldi, secondo me, spesi bene. Cioè, lo volevo tanto e sono felice di quello che c'è. Mi ha deluso soltanto una, due caselle. I profumi mi vanno bene perché li colleziono, le mini, le creme a doppio mi va bene perché ce ne vuole tanto per fare tutta una skincare almeno per un po' di tempo. Le full size sono meravigliose, poi io ancora incredula perché c'era il rossetto che volevo, cioè io volevo il 104 di Giorgio Armani e l'ho avuto nel calendario dell'avvento. Lo so che l'anno scorso chi ha visto magari i video vecchi di altri youtuber, il 104 stava compreso nel calendario dell'anno scorso, ma io proprio per quello me ne sono innamorato. Proprio per quello mi sono innamorata di questo calendario e non mi ha deluso, sono veramente felice e niente, li vale tutti e tutte le 360 euro, sono felice di averli spesi e niente, ci vediamo al prossimo video o al prossimo calendario, spacchettamento calendario dell'avvento. Ciao ciao! Wow, sto riuscendo a reinserirlo. Wow, aspettate, questo lo devo salire così. Wow, sto riuscendo proprio a inserirlo allora. Wow, ok, l'abbiamo ricomposto, stiamo tutti belli felici. L'ho ricomposto male, l'ho ricomposto al contrario. Ok, cosa che posso fare solo io. Quindi, allora, vediamo così il calendario. Quindi ora tentiamo nuovamente. La fortuna arriverà nuovamente? La fortuna arriverà nuovamente? Non credo. Non credo. No. Wow. Ok, stiamo a posto, un po' rovinato, ma tanto è mio. Eccolo, bellissimo.